DJ Podcast sponsored by Sicuri Insieme, Goodyear per l'educazione stradale, un progetto dedicato alla sicurezza su strada. Per saperne di più, non perdere le avventure di Goodyear, il cartone in onda su DJ TV, oppure vai su goodyear.it. Ciao belli. Forza, sono cose che nessuno ti dirà. In Italia a posto. Via Petardo. Sei nato e morto qua. Sì. Nato e morto qua. Salve, nato signora. Nel paese delle mezze verità. In Italia. Pistole in macchine. In Italia. Macchia belli e foscolo. Brava, in Italia. Ci sono cose che nessuno ti dirà. In Italia. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua. Sei nato e morto qua. Nato nel paese delle mezze verità. Ci sono cose che nessuno ti dirà. In Italia. Ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia. Sei nato e morto qua. Sei nato e morto qua. Nato nel paese delle mezze verità. Ok, ok, adesso basta. Ferrari, scemo. Basta, zia Petardo, hai rotto le palle. Sempre di me. Adesso vatti a fare un giro, zia Petardo, in moto, cazzo. In moto, addirittura. Oh, falsa. Sì, sono al telefono con DJ Angelo, tanta roba e Roberto Ferrari poca poca. Vabbè, ciao, ciao. Eccoci qua. Sulle mani per Fabri, Fibra. Sulle mani, tutte qua, dai. Tutte qua. Oh, bella raga. Oh, ciao Ferrari. Sì, ciao Fabri, ciao. Questa mattina sono andato all'ufficio oggetti smarriti e ho trovato i tuoi capelli, cazzo. Ah, che battuto ora, complimenti. Oh, chi te l'ha scritta? Ma non lo so. Oh, DJ Angelo. Sì? Girano voci che hai la barba arancione, cazzo. È vero, come è vero. Ma in realtà tu puoi fare tutto quello che vuoi, perché per noi rapper sei un esempio da seguire, cazzo. Ah, meraviglia. Sei uno stile di vita, DJ Angelo. Grazie. Sai che anche i rapper americani si ispirano a te, eh? Ma veramente gli americani? Sì, per i loro pezzi. Infatti ieri sera mi ha telefonato Will.i.am che voleva sapere come si dice barba arancione in inglese. Da dove ci chiami, Fabi? Sono le piscine municipali di Bollate. Ma saranno chiuse adesso. Sono venuto a vedere se c'è una tipa che ho conosciuto su Twitter. Ah. Sono in costume, fa un freddo boia, cazzo. Presto, Non c'è neanche un cazzo di nessuno. Siamo l'amico di Reggio Calabria. Forse sì, sono lui. C'è l'amico di Reggio Calabria e il bagnino. Che mi ha chiesto se per favore non facciamo il bagno, che vuole dormire un po', cazzo. Oh, Angelo! Dimmi! Ho saputo che ti sono spariti i merli sul balcone, cazzo. Non ne parliamo, va bene. Sai che questo è un caso che ha colpito tutta la scena hip hop italiana? Ma magari sono volati via. Non lo so. C'è da capire se sono stati presi da qualche uccello predatore o sono stati spostati dalla mamma. Le aquile qui non ce ne sono a Milano, quindi... Non lo so, però io sto scrivendo un pezzo su questa cosa. Sui uccellini che sono spariti. Sì, prima che mi chiami Will.i.am. Ma pensa a te, ma veramente... Ma cosa gliene frega William dei meriti di DJ Angelo? Scusami, a prescindere. Ferrari, scemo! Ecco, a posto. William ha mandato un sms con proprio 15 minuti fa. Sì, con scritto gli uccellini, sì. C'è scritto, spiegami la storia dei merli. Io non vorrei che questo oggi va in studio con i Black Eyed Peas e fanno un pezzo sui merli spariti, cazzo. Ah, sicuro, guarda. Oh, DJ Angelo! Ma per me è una cosa grave, veramente. Lo so, ti vedo un po' scosso. Piace, so che alla notte non riesci a dormire, DJ Angelo. Perché pensi ai merli spariti, cazzo. Oggi ti regalo un po' di gallino così sei a posto, eh. Non è che te li sei rosolati col vino bianco quando eri ubriaco una sera? Comunque non ti preoccupare, DJ Angelo. Dimmi, Fabri. Ci ho pensato io, mi sono informato. Sì. Sull'accaduto. Adesso, DJ Antix, mandami il telefono, cazzo. Vediamo, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono Fabri. Prego, chi? Sono Fabrizio. Fabrizio chi? Fabri Fibra. Fabri Fibra. Avevo bisogno di informazione. Sì. Io avevo dei merli sul balcone. Sì. Erano molto piccoli. Sì, sì. Appena nati. E adesso non ci sono più. Siccome il mio amico non dorme più la notte. Sì. Volevo sapere se lei sa cosa è successo, insomma. No. Posso saperlo io. Se non ci sono più è perché avranno messo le piume e sono volati via. E no, erano senza piume ancora. Non lo so. Che sia arrivata una di quelle cornacchie grosse che ci sono in giro. Può darsi che sia successo quelle cose lì, oppure un gatto. Non lo so. Un gatto no. Può succedere di tutto. Abito quarto piano. Ho capito. Senta, un'altra domanda. Sì. Il mio criceto ha la congiuntivite, cazzo. Poi? Se gli metto il colirio, dice che passa o devi sentire il veterinario. Io non sono un veterinario. Non c'è il merlo, non c'è il merlo, non
non c'è il merlo, non se c'è non il merlo. Se non ci sono più è perché avranno messo le piume e sono volati via. È morto il merlo, è morto il merlo, è morto il merlo, è morto il merlo. Posso saperlo io. Non riesco a farla, cazzo. Ciao belli. DJ Podcast sponsored by Sicuri Insieme, Goodyear per l'educazione stradale, un progetto dedicato alla sicurezza su strada. Per saperne di più, non perdere le avventure di Goodyear, il cartone in onda su DJ TV, oppure vai su goodyear.it.